I diritti del lavoratore che ha lavorato per un datore di lavoro senza regolare inquadramento o in maniera difforme dal contratto di assunzione. Nell'ambito del diritto del lavoro, il lavoratore, ricorrendo alla prova testimoniale, può dimostrare come si è svolta la sua prestazione lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro, a prescindere dal rapporto contrattuale formalizzato o comunque a prescindere dal contenuto del contratto di lavoro formalizzato con il datore di lavoro. Vuol dire che il lavoratore che ad esempio ha prestato attività lavorativa per un determinato periodo senza inquadramento, come detto in gergo in nero, può rivolgersi al giudice con la prova testimoniale di dimostrare le giornate in cui ha lavorato, gli orari prestati, le mansioni prestate e ottenere le differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro. Lo stesso dicasi per il lavoratore che, nonostante la formalizzazione di un contratto di lavoro, pensiamo a un contratto di lavoro a tempo determinato, part-time, abbia invece svolto la propria prestazione con un orario full-time o addirittura anche oltre le canoniche ore di lavoro di un full-time. Anche in quel caso, con la prova testimoniale, ha la possibilità di far accertare effettivamente come si è svolta la prestazione lavorativa e per l'effetto ottenere le differenze retributive maturate. È ovvio che anche tutta la documentazione che il lavoratore ha potuto raccogliere nel corso del rapporto di lavoro, ad esempio a volte vengono sottoscritti dei fogli presenza anche se si tratta di rapporti di lavoro non in regola, fotografie sullo stato sul posto di lavoro, immaginiamo anche chi ha prestato magari un servizio di guardiania senza regolare inquadramento con un inquadramento part-time, invece ha la possibilità di dimostrare gli orari in cui venivano ricevute le raccomandate, in cui doveva essere presente in un condominio per poter prestare la propria attività lavorativa. Sono tutti elementi che, uniti alle prove testimoniali, possono supportare la prova finalizzata a dimostrare l'effettivo sviluppo del rapporto di lavoro con le modalità che il lavoratore vuole far accertare dal tribunale.